Due cose devo dire. Uno, perché quando Mariangela, diciamo così, se n'è andata, non, un ministro della cultura non ha chiuso i teatri, i cinema, magari dando poi una quota, perché io capisco quell'esercizio chiuso, oppure perché non è stata simultaneamente organizzata in tutta Italia una rassegna, cioè non è, non, insomma, voglio dire, è la nostra più grande attrice, la più grande attrice di teatro, una grandissima attrice di cinema, conosciuta in tutto il mondo. Perché in questo paese non è, immaginiamoci in Francia avrebbero trasformato un evento anche funereo in una festa, in un'occasione di un... Di, insomma, mi sembra che noi siamo sempre un po' così indietro sulla cultura, abbiamo sempre sull'arte, la cultura, abbiamo sempre un po' paura che siano cose che non producono PIL. Invece, per esempio, sappiamo che possono produrlo PIL, in questa regione questo è avvenuto. Allora, e in più poi mi faccio sempre una domanda, perché il cinema... nell'ultimo periodo aveva dimenticato Mariangela, anche questo insomma anche questo mi sembra una cazzata, una roba che non che mette in luce un guasto endemico, sistemico, che poi impoverisce noi. Perché poi, voglio dire, quando vai a fare i film, sembra che magari devi fare un cast dell'occasione, come un po' di andare a scegliere i fiori al mercato, ma qui manca un giallo, mettiamo un giallo. Invece, voglio dire, e quindi magari ci sono dei cast dove poi invece vedi che si recuperano personaggi della TV, si recuperano personaggi... perché sembra che la trovata di un cast sia il recupero, oppure l'individuazione di qualcosa di strampalato. Ecco, invece Mariangela era lì, magari avrebbe reso migliori tanti film che si sono fatti e in cui poi sono stati appunto provati queste strane trovate, insomma. Però non voglio solo parlare male adesso delle cose, però lo dico perché per non continuare a fare cavolate. Certo, hai ragione, beh, tu però non l'avevi dimenticata, no? Perché per il film del 2004 sono stato... No, io non l'ho dimenticata, soprattutto poi mi ricordo, adesso faccio una cosa, faccio un complimento a me, però mi ricordo che quando facevamo la conferenza stampa dell'Amore Ritorna, qualcuno chiese a Mariangela, ma com'è stata questa esperienza? E lei disse, di noi, anche questo mi piacque, perché non parlo di me, parlo di noi, del gruppo, che, cioè, ma questi sono ragazzi di talento e questa è una cosa che non dimenticherò mai. Io poi non ero manco più ragazzo quando ho fatto quel film, però ecco, c'era questo, Mariangela aveva questo modo di fare, della compagnia, siamo un gruppo, abbiamo studiato, abbiamo provato, siamo, vogliamo fare, c'era un'energia che non dimenticherò mai.